Sapete quanti milioni di forme di vita esistono su questo pianeta? Io non lo so, ma so che sono tante. E invece sapete quanti miliardi di galassie esistono sopra la nostra testa? Sono all'incirca 2000 miliardi. E soltanto nella nostra galassia vi sono tra i 200 e i 400 miliardi di stelle, numeri impressionanti. E noi siamo qui, su questo mondo. Un mondo dove brulica vita in ogni angolo. Ma la vita non è scontata. Secondo Schrödinger, siamo il risultato di una statistica improbabile. Per essere presenti su questo mondo servono delle condizioni privilegiate. I principali costituenti biologici sono carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, fosforo, zolfo e acqua. Ma manca qualcosa ancora. Serve energia. Un'energia primordiale. L'amore. Questa capacità di riprodurre nuovi esseri simili a noi stessi è una delle più complesse reazioni autocatalitiche che conosciamo. È questo che forma la famiglia. L'unione tra uomo e donna genera una nuova vita. La famiglia diventa così la quintessenza dell'espansione creativa dell'universo. Insomma, dai, è pazzesco! Ditemi voi se non è da accudire tutta questa bellezza. Chiara Corbella, nella sua disarmante semplicità, l'ha interpretato molto bene. Che miracolo la vita, amore mio. E come esprimeva benissimo Chesterton, il mondo non languirà mai per mancanza di meraviglie, ma soltanto quando l'uomo cesserà di meravigliarsi. L'eroe è chi accende la speranza nel mondo. E il mondo ha bisogno di eroi. Vieni a Verona dal 29 al 31 marzo e partecipa al Congresso Mondiale delle Famiglie. Non cessare di meravigliarti.